Non lo si può vietare per decreto. Presidente della Fondazione Gimbe, il tema, buonasera, benvenuto. Allora, lei sa che oggi uno dei temi, e poi arriveremo alle vaccinazioni, dico a tutti che tra pochi minuti avremo una persona che si è detta pronta a dare dei vaccini a una serie di regioni, famoso mercato parallelo, ha deciso questa sera di venire qui e parlare, quindi sarà un momento molto delicato perché è chiaro che in questo momento la priorità sono i vaccini, ma in Italia non ci sono. Non ci sono, ce ne sono molto pochi, tutto va molto a rilento. Lei ha detto che bisognerebbe chiudere, è favorevole al lockdown? Ma guardi, quello che ho detto più volte è che abbiamo ancora un numero di casi attualmente positivi troppo alto, cioè il sistema delle regioni a colori ha funzionato, ha permesso di portare quasi da 800.000 casi positivi a circa 380.000, però abbiamo ancora 18.000 pazienti in ospedale, ne abbiamo circa 2.100 in terapia intensiva. Il concetto non è lockdown sì, lockdown no, ma è quella entità di restrizioni proporzionale a quello che è il livello di circolazione del virus, che sia sufficientemente efficace ad abbattere la curva dei contagi e al tempo stesso a controllare eventuali varianti più contagiose, perché se noi creiamo, diciamo, il partito del lockdown e quello, diciamo, delle non chiusure, creiamo ancora una volta, diciamo, una spaccatura anche all'interno degli esperti. Il vero problema è la strategia che noi dobbiamo seguire, le azioni seguono la strategia. Se noi vogliamo andare avanti per tutto il 2021 con una strategia stop and go, anche modificando il sistema a colore delle regioni, modificando i criteri per l'assegnazione del colore, la durata della permanenza di ciascuna regione, è una strada. Se noi vogliamo perseguire una strategia più rigorosa, è evidente che questo è il momento ottimale per una stretta maggiore, perché questo è il momento in cui noi abbiamo una copertura vaccinale minimale, abbiamo una circolazione del virus anche con alcune imprevisti scarsamente prevedibili, come quello che è l'impatto delle varianti, perché altrimenti noi andiamo avanti per tutto il 2021 con una strategia, diciamo, di allentamenti e restrizioni che inevitabilmente segue quelle che sono le impennate epidemiologiche. Un attimo, Sileri, un attimo, sentito. Io sono d'accordo con ciò che dice Cartabellotti. Ma guardi Giletti, non è un problema di dire sì o no, perché il problema è che cosa ha funzionato. Quello che è una cosa che la politica in questo momento deve rivedere sono la tipologia di misure restrittive che sono presenti all'interno di ciascun colore, perché noi oggi quello che abbiamo osservato è che di fatto la zona gialla non produce nessun beneficio, la zona arancione produce dei benefici intermedi variabili da regione a regione, la zona rossa invece funziona. Ma quello che è più importante in assoluto, grazie, è la tempestività. Noi ci siamo trovati in questa situazione perché durante il mese di ottobre, quando i casi crescevano in maniera esponenziale settimana dopo settimana, abbiamo moltiplicato 4 DPCM in 21 giorni e solo con quello del 3 di novembre abbiamo inserito il sistema delle regioni a colori. La tempestività è più importante del rigore delle misure. Se si interviene subito il contagio si blocca, se noi aspettiamo di vedere come vanno le cose il contagio esplode, soprattutto quando c'è un elevato tasso di contagiosità e poi non riusciamo più. Mi scusi Cartabellotta, ma pensi a chi ci segue da casa, lei ha esordito pochi minuti fa dicendo ha funzionato perfettamente, adesso mi ha appena detto che il colore giallo non ha funzionato. No, allora, e come no? Io ci sento, è benissimo. Faccia, no, assolutamente. Massimo, tu ci hai sentito? Non cresce, non si abbattono. Però il sistema delle regioni a colori noi lo dobbiamo intendere come un sistema che permette di utilizzare misure restrittive diverse in funzione di quella che però è la circolazione. Però poi ci ha detto il giallo non funziona. Poi ho detto il giallo non funziona. Allora, guardate pazienza. No, scusatemi, però non riduce, però sappiamo che si basa sulla crescita, quindi già fermare la crescita è un risultato. Il sistema delle regioni a colori permette di differenziare le misure in funzione del rischio, che poi c'è un livello di restrizione, quello minimo, che non produce benefici, questa è un'altra cosa, perché altrimenti voglio dire noi dobbiamo abbandonare un sistema proporzionale, diciamo, di restrizioni e dobbiamo andare verso misure. Cartabellotta, scusi, l'altro giorno ho intervistato Maria De Filippi nel programma che conduco su RTL a proposito del caos dell'informazione, perché poi lei